Buongiorno a tutti, io mi chiamo Sonia Venturi, lavoro per il CEAS Imolese e oggi parleremo assieme della geologia. La geologia è intesa come rocce in movimento, perché scoprirete che le rocce non sono così ferme come sembrano in apparenza. Innanzitutto geologia. Geologia vuol dire studio della terra, dal greco. La geologia, anche se non ce ne rendiamo conto, in realtà è presente in maniera quotidiana nella vita di noi uomini, anche se noi non ce ne accorgiamo troppo spesso. Ma però è proprio attraverso la geologia che possiamo capire il passato, quindi la storia, l'evoluzione a cui è andato incontro il nostro pianeta e il territorio che osserviamo oggi. I fenomeni che entrano in gioco sono tantissimi, sono i terremoti, glaciazioni, vulcani e anche tanto altro. Ovviamente in questi fenomeni alcuni sono belli, alcuni lo sono un po' meno, però sono proprio loro che ci hanno portato a vedere quello che noi oggi vediamo, le forme che noi vediamo stampate nel nostro pianeta. L'uomo, in una certa misura, ha sempre osservato e usato la roccia. Quando noi guardiamo un gruppo di statuario, come in questo caso la bellissima diorite che ha dato vita alle statue di Menkaura e sua moglie, presenti nel Museo Egizio di Torino, sono state magistralmente lavorate in una pietra durissima, che è la diorite. Quindi l'uomo, sin dalla notte dei tempi, ha sempre lavorato la pietra, l'ha cavata, l'ha spaccata, ne ha estratto i minerali, vuoi per farci dei raffinati belletti, ma anche per trovare gemme preziose. Andando avanti nella storia e del nostro pianeta, ma anche dell'uomo, l'uomo ha continuato a fare buchi, a perforare la propria terra, prima per trovare l'acqua, poi per trovare il petrolio, e adesso ci accompagna ancora la ricerca e l'uso del nostro materiale roccioso alla ricerca di minerali come il silicio, come le terre rare, che hanno un'importanza imprescindibile nell'uso della nostra tecnologia, servono per costruire tante parti di oggetti che usiamo quotidianamente. Adesso, tanto per farci un'idea, vedremo che, come vi ho detto all'inizio, la terra, le rocce non sono poi così ferme come ci sembra a noi. E per fare questo vi farò vedere un breve filmato. Ok, adesso vedremo attraverso questo breve filmato che effettivamente la Terra è un pianeta vivo. Ecco qua, cominciamo a vedere tutta una serie di luci che si accendono. Allora, tutto questo movimento è legato a delle scosse sismiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i giorni, qui è una registrazione di 14 anni di terremoti, ci sono dei movimenti un po' da tutte le parti del mondo, chi più chi meno. E questa è una controprova che il nostro pianeta non è per niente fermo, ma anzi c'è tantissimo movimento da parte delle rocce. Vedete bene che è un continuo accendersi e spegnersi di luce. I cerchi più sono grandi, più è intenso il terremoto. Bene, abbiamo visto quindi che la Terra si muove praticamente tutti i giorni. Avete anche visto che ci sono delle zone preferite per il movimento e altre leggermente più tranquille, però grosso modo tutti ci muoviamo e andremo alla scoperta per cercare di capire che cosa succede nel nostro pianeta. Innanzitutto, come è fatto il nostro pianeta? Il nostro pianeta assomiglia un po' a tutti gli altri pianeti di questo genere, cioè fatti del sistema solare, fatti con una serie di involucri tipo una matriosca uno dentro l'altro. Sono formati ovviamente di materiali molto diversi, sia per natura che per densità, ma anche per spessore. Però per spiegare cosa è successo nel nostro pianeta e anche l'evoluzione e l'aspetto della nostra Terra, bisogna fare mente locale e ricollegarsi alla tettonica a placche.
In questa teoria praticamente si dice che lo strato più esterno, più superficiale della Terra, ossia la litosfera, è suddiviso in una serie di placche. Queste placche non sono ferme, ma si muovono le une rispetto alle altre in direzioni anche contrastanti. La maggior parte dell'attività sismica di cui avete visto prima, ma anche dei vulcani ad esse collegate, nonché a deformazioni più o meno evidenti della crosta, sono tutte concentrate lungo i margini di queste placche. Come è fatto un po' più nel dettaglio il nostro pianeta? Abbiamo la parte più esterna, quella su cui noi praticamente viviamo e camminiamo, che è la crosta, ed è la parte che noi usufruiamo, di cui noi usufruiamo. Ha uno spessore molto variabile, vedete che è molto più sottile sotto gli oceani, raggiungendo i 6-7 km di spessore, mentre sotto i continenti diventa più cospicua, arrivando anche a 35 km. Però c'è anche da dire che questa crosta non finisce esattamente al contatto fra terra, quindi fra continente e oceano o mare, bensì è più estesa di quello che noi riusciamo a vedere, prolungandosi fino ai 2500 metri di profondità. Qui, attorno a questa batimetria, a questa profondità, noi abbiamo una sorta di scalino morfologico che separa praticamente la crosta continentale da quella oceanica e che prende il nome di scarpata continentale. Dopo di ciò abbiamo un altro strato, una fettona veramente molto spessa, tanto che si parla di 2900 km, che rappresenta il mantello. Dopo il mantello abbiamo il nucleo, che è diviso in due parti, il nucleo esterno, fluido, liquido, e un nucleo interno in stato ipercritico. Non sappiamo bene se è solido, se è vapore, se è ipercritico. Nel dettaglio abbiamo la litosfera. La litosfera è quello strato composto da crosta continentale oceanica e la parte più superficiale del mantello, con uno spessore che va intorno ai 100 km, come vedete qua. Sotto abbiamo la stenosfera. La stenosfera è quella parte del mantello parzialmente fuso su cui letteralmente tutti noi galleggiamo. Ed è la parte che ci interesserà in questo nostro viaggio di conoscenza del nostro pianeta. Ma come abbiamo fatto a conoscere così nel dettaglio il nostro pianeta? L'abbiamo fatto attraverso le onde sismiche. Qui vedete le onde di tipo P, che sono onde di compressione, e vedete che sono onde che deformano con movimento tutto il pacco di strato. Queste onde, dovete sapere, che non lavorano in superficie, ma lavorano molto in profondità, muovendo tutto quello che incontrano. Le altre onde, che sono amiche in un certo senso dei geologi per conoscere come è fatta la Terra, sono le onde di taglio, ossia le onde di tipo S. Anche qua vedete che deformano tutto il pacco di strati e di materiale che incontrano, e anche loro hanno la particolarità di lavorare molto in profondità. Però queste onde, che fanno tanta paura, che ci creano tanta ansia nei terremoti, i geologi addirittura arrivano a riprodurle. Arrivano a riprodurle con dei camion e delle piastre enormi che vengono battute sul terreno, oppure anche con delle scariche di dinamite. Perché? Perché in questo modo ci hanno consentito di capire che cosa noi abbiamo sotto i piedi. È il sogno del geologo poter entrare e vedere, arrivare come nel libro di Jules Verne, al centro della Terra, per vedere com'è fatta realmente. È impossibile, ma le onde sismiche ci hanno dato una grande mano. Hanno delle particolarità queste onde. Le onde P sono molto veloci. Le onde S sono meno veloci, ma vedendo questo grafico, questo è quello che rappresenta le onde P, lo confrontiamo con la fetta della nostra Terra, dalla crosta fino al nucleo interno, e vediamo che mentre le onde P sono in grado di attraversare tutti gli strati, nelle onde S succede qualcosa di molto interessante. Quando arrivano al nucleo esterno, si fermano. Perché? Perché le onde S non sono in grado, essendo onde di taglio, di attraversare i liquidi, che sono incompressibili. Quindi questo indirettamente a noi ci dice
che lì c'è un qualcosa che si comporta come un liquido e non viene attraversato da queste onde. Naturalmente queste onde nella vita dell'uomo sono molto importanti, ma non solo per lo studio prettamente scientifico di capire come è fatto fino in fondo il nostro pianeta, ma semplicemente anche per costruire, voglio sapere che cosa ho sotto i piedi. È un'indagine abbastanza raffinata che in base alla risposta di velocità di riflessione di queste onde mi dice se mi trovo davanti una sabbia, un'argilla, un granito o dell'acqua o ancora del petrolio. Quindi vengono usate in maniera molto ma molto raffinata dall'uomo moderno per tutti gli usi a lui utili. Qui vediamo che abbiamo ancora il nostro schema con tutte le parti del nostro pianeta. Però abbiamo detto che la Terra si muove tutti i giorni, ma cos'è che la fa muovere? Ci sarà un qualche cosa? Ebbene, uno scienziato, Mindsetz, intorno al 1930 elaborò una teoria che è ancora fonte di discussione, ma è un modello abbastanza credibile di moti convettivi all'interno del nostro pianeta, e lo vedremo con un piccolo video. Bene, vediamo il nostro filmato e cerchiamo di capire che cosa aveva intuito Mindsetz. Vediamo la Terra e una dorsale oceanica, è sotto un mare di magma. Questo magma che risale e naturalmente fuoriesce dalla dorsale. Contemporaneamente quindi noi abbiamo una distensione, un allargamento e una parte che viene inesorabilmente trascinata sotto. Benissimo, questo è un buon meccanismo per spiegare che cosa sta succedendo costantemente al nostro pianeta. Io anche in questo momento che sono in piedi, ferma, in realtà mi sto muovendo. Come vedete, visto che la Terra non aumenta il diametro, se da una parte ho del materiale in estensione, da qualche altra parte questo materiale deve essere riportato all'interno del mio pianeta. Questo fa sì che si ricreino dei magmi e delle catene di vulcani. E questo, diciamo, è a grandi linee la grande intuizione che ha avuto Mindsetz. Bene, dopo aver visto il video, analizziamo un pochino questi moti convettivi. Cosa c'è oggigiorno che ci può far capire anche a casa nostra che cos'è un moto convettivo? Molto semplicemente osservare l'acqua che bolle nella pentola in cui cucineremo la nostra pasta. Si creano questi movimenti per differenza di calore fra il fondo e la superficie che fanno muovere continuamente dal basso verso l'alto il materiale contenuto dentro la pentola. Quindi il nostro pianeta funziona un po' come una grande pentola con un calore enorme, perché si arriva intorno ai 3000-6000 gradi centigradi. Andiamo avanti nella nostra esplorazione e a questo punto vediamo come può essersi originata una catena montuosa. Il nome tecnico sembra in prima battuta difficile, orogenesi, ma non c'è da spaventarsi, vuol semplicemente dire origine di una montagna, di una catena montuosa. Naturalmente ci vuole un'enorme quantità di tempo, perché la geologia ha una grande richiesta, vuole tempi lunghissimi. Qui vediamo un bellissimo esempio di come si può formare una catena montuosa. Quasi sempre entrano in gioco le nostre placche e c'è qualcuno che andrà a battere, a cozzare contro qualcun altro. Un caso molto noto è quello del continente India, che in milioni di anni si è spostato andando finalmente a battere contro il blocco che forma l'Eurasia. In questa collisione tutto quello che era nel mezzo fra l'India e l'Eurasia è stato letteralmente spinto verso l'alto, e questo è stato spinto talmente bene che ha creato una catena montuosa con vette intorno agli 8000 metri. Però perché questo avvenga, le rocce devono essersi in qualche modo formate. Le rocce non sono eterne, come niente al nostro mondo. Anche le rocce, in un certo qual modo, nascono
si formano e poi vengono ritrasformate e quindi muoiono. Ma affinché io possa avere una catena montuosa, un terreno, una roccia, ho bisogno di tre momenti ben specifici. Anche qui i nomi non vi devono spaventare. Litogenesi, ossia le rocce che si formano. Si formano da dei minerali, dal calore, dalla pressione, dai fluidi contenuti. Dopodiché abbiamo che cosa? La creazione delle montagne, l'orogenesi, le rocce che si sono formate a seguito di spinte vengono compresse, deformate, piegate e sollevate. L'ultimo passo è la morfogenesi, cioè il modellamento di tutto quello che si è formato. Le montagne, come noi le vediamo, le Alpi, come l'Himalaya, hanno delle vette molto frastagliate, molto acute, però anche le montagne che, paragonate alla vita umana, sembrano eterne, in realtà verranno pian piano dalle agenti atmosferici erose, vuoi che sia l'acqua, la neve, il ghiaccio, il vento, se siamo vicino al mare, l'azione battente del moto ondoso, piano piano le riducono, le abbassano, le sgretolano e il ciclo ripartirà. Le rocce, vi ho detto che non sono eterne, ma crescono, si sviluppano e a un certo punto muoiono. Ma non è una morte intesa come possiamo immaginarla nel mondo animale, bensì subiscono dei cambiamenti. Si parte dall'inizio e abbiamo le rocce magmatiche, fusive, proprio le classiche lave, come quando vediamo l'eruzione dell'Etna o del Mauna Loa o di qualsiasi altro vulcano. Altri tipi di rocce si formano all'interno dei magmi semplicemente perché per un gioco di pressioni, fluidi che entrano in gioco, pian piano si raffreddano e prendono queste forme con dei cristalli talora molto belli e anche molto grandi, ben visibili a occhio nudo. Poi cosa succede? Nell'arco di milioni di anni avviene la sedimentazione, abbiamo costipamento, cioè peso materiale che si aggiunge, poi se vi ricordate la dorsale ho una distensione, si forma del nuovo materiale e abbiamo detto che da qualche parte deve andare sotto. Benissimo, quando un pezzo di placca viene trascinato sotto non vengono giù solo le rocce ma anche l'acqua. Quindi subiscono queste povere rocce dei cambiamenti veramente drastici. Quindi osserviamo le rocce metamorfiche. Cosa vuol dire? Che sono cambiate drasticamente le condizioni di formazione di queste rocce. Pensiamo ad un calcare o anche a un'arenaria, una spiaggia che è diventata roccia. Nel momento che viene sottoposta a un maggior peso, temperatura e pressione, il nostro calcare diventa il nobile marmo, tanto usato, tanto prezioso per le nostre costruzioni. Ma si parte da una roccia calcarea, quindi una roccia sedimentaria, che portata alle giuste temperature e pressioni si trasforma in qualcosa anche di molto bello. Le arenarie, le argille diventano dei bellissimi scisti, così luccicanti, sono veramente dei cambiamenti molto belli talora. Quindi abbiamo questi tre passaggi principali che caratterizzano la formazione delle mie rocce, quindi magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. La geologia, vi sto continuando a dire, ha bisogno di tempi lunghi, talmente lunghi che a volte facciamo veramente fatica, anche noi, diciamo geologi, noi tecnici, a capirli, perché si parla di centinaia di migliaia di anni, o milioni, o anche miliardi, quindi tempi veramente enormi. La roccia più vecchia che conosciamo ha 3,8 miliardi di anni, è stata scoperta in Groenlandia ed è un ofiolite, ma anche noi nel nostro territorio abbiamo il piacere di avere questo tipo di rocce, sono un po' più giovani rispetto a quella trovata in Groenlandia, però mi raccontano comunque una storia comune. Le ofioliti non sono altro che pezzi di fondo oceanico e talora anche il mantello, letteralmente piegati, strappati dopo la chiusura, la sutura, come si dice in termini, cioè una chiusura in un oceano, e portati in quota, quindi vengono trasformati in montagne. Quindi abbiamo la presenza di queste rocce veramente estremamente
geologi, ma anche talora i paleontologi e anche gli archeologi si orientano in questo tempo veramente lontano. Abbiamo delle ere in cui abbiamo trovato dei fossili veramente strani che facciamo anche fatica a immaginare, e come colori ma anche nella loro forma completa, perché spesso in un fossile troviamo un pezzo, è raro trovare l'animale o l'organismo tutto intero. Abbiamo il periodo del Precambriano, che è stata l'epoca chiamata l'Eden, perché nella Australia, nei monti di Acara, hanno trovato questi organismi dove nessuno mangiava un altro, ma erano in grado di nutrirsi attraverso altri sistemi, quindi l'avevano paragonato all'Eden. E poi via dicendo, però guardate la datazione, 4.000 milioni di anni fa, 570, si fa fatica veramente a capire, però guardate anche i vari animali, l'evoluzione, fino ad arrivare al Permiano, al Triassico e al Giurassico. Allora, le nostre ofioliti, quelle proprio che troviamo da noi nel nostro Appennino, sono le uniche rocce che hanno avuto il piacere di essere calpestate dai dinosauri proprio durante il Giurassico. Vedete anche una cosa abbastanza curiosa, che in tutto questo tempo geologico l'uomo è proprio l'ultimo arrivato, è comparso agli albori di 1.800.000 anni fa agli onori della storia, quindi praticamente oserei dire 2 minuti prima dello scoccare della mezzanotte del tempo terrestre. Questa, diciamo, è una scala usata dai geologi un po' più dettagliata, dove ogni periodo che avete visto prima in quella rappresentazione è suddiviso molto dettagliatamente in base ai fossili e in base alla datazione che siamo riusciti a fare con le rocce. Vedete che ci sono anche questi simboli, chiodi d'oro. Cosa significano? Significano che lì siamo sicuri proprio della datazione. E come ben vedete, non per tutti siamo riusciti ad avere questa certezza. Però qui vedete che in pieno Giurassico anche il nostro Appennino ha la sua ofiolite. Si tratta del fondo di un antico oceano, l'oceano Ligure Piemontese, che è stato piegato, deformato e andato a formare il nostro Appennino. Adesso vediamo un pochettino cosa può essere successo ai mari. Per ora abbiamo parlato di crosta terrestre, quindi di montagne. Ma per i mari e gli oceani? Direi nulla di nuovo sotto il sole. Anche qua vedete due immagini, una che è una foto molto bella di una dorsale oceanica con la fuoriuscita, vedete qui questa nube che sembra di vapore, di lava incandescente. Quello che invece vedete qua è un caso veramente raro, che si trova in Islanda nel parco del Thingvellir, dove noi vediamo il rift, cioè la spaccatura, che è l'equivalente di questa che vedete qua sommersa, di una dorsale oceanica. In questi punti avviene quello che viene chiamato il rift, ossia si crea nuova crosta e si ha piano piano un allontanamento delle due placche, delle due zone. Quindi ho una zona di distensione, man mano che io mi allontano avrò una crosta sempre più vecchia, e infatti la crosta oceanica rispetto a quella terrestre è estremamente giovane, si va in media da 0 a 200 milioni di anni, ma l'Italia ha un piccolo primato in questo caso. Abbiamo un pezzo di crosta che è datata a 340 milioni di anni proprio nel Tirreno orientale. E adesso vedrete anche qua un piccolissimo filmato per farvi vedere cosa succede in una dorsale. Se il video collabora, ora riusciremo a vedere più o meno cosa succede a livello di dorsale oceanica. Vedete le due frecce che mi indicano che man mano che avviene la colata lavica, io ho un allargamento della mia crosta oceanica, che sembra scorrere praticamente su un tapirulen, come un nastro trasportatore. Man mano che la crosta si allontana
dalla dorsale diventa via via sempre più fredda e praticamente rigida e vecchia. E qui invece io ho un momento sempre di crosta nuova che si forma in continuazione. Questo è quello che avviene nel fondo dei nostri oceani. Adesso possiamo tornare e continuare a parlare delle nostre dorsali. Bene, vediamo adesso di conoscere un po' meglio come sono fatte queste dorsali. Qui vedete un'immagine presa da Google dove vediamo la dorsale dell'Oceano Atlantico. Cos'ha di particolare e com'è fatta soprattutto? Innanzitutto le dorsali oceaniche messe tutte in fila una dietro l'altro hanno una lunghezza di 8.000 km. Immaginatevi quindi una catena montuosa lunga 80.000 km. Perché di questo si tratta, in realtà una dorsale altro non è che un rilievo, una montagna, una catena in questo caso montuosa, ma che ha una grande particolarità. In vetta, diciamo, lungo quello che nel terrestre chiameremo il crinale, ha una profonda spaccatura. È raro che non ci sia. In quasi tutta la sua lunghezza è dotata di questa spaccatura da cui esce costantemente del magma. Come è fatta? È fatta come una montagna alta intorno ai 2-3.000 metri, con dei versanti molto ripidi ed ha una larghezza che va da 1 km a 4 km. Altra particolarità è che spesso è attraversata da queste linee laterali che altro non sono che altre spaccature chiamate faglie trasformi e che fanno questo movimento di distensione anche loro. Quindi la caratteristica principale di questa zona è di avere una grande, enorme turbolenza, è una zona estremamente attiva, quasi quanto i margini delle varie placche. Qui vediamo le placche, la linea anche della dorsale che passa qua, nel caso di quella atlantica, e vediamo che cosa poteva essere successo attraverso delle ricostruzioni alle nostre continenti. Nel Permiano, 225 milioni di anni fa, non era quasi possibile ricostruire i continenti come li conosciamo noi oggi, ma avevamo un unico continente. Poi c'è stata una divisione nel Triassico, l'Eurasia e Gondwana, ancora altri cambiamenti, quindi guardate, sono milioni di anni, però guardate quanto in realtà queste placche e i continenti che vi stanno sopra e anche gli oceani si sono mosse. Ancora un cambiamento, qua ci comincia a essere un po' più familiare, e questo è quello che potrebbe essere fra 50 milioni di anni fa. Per quanto riguarda noi, saremo un tutt'uno con l'Eurasia, non c'è più la penisola, ma siamo completamente attaccati. Il Mar Adriatico verrà chiuso, come è successo all'Oceano Ligure e Piemontese, che ha dato origine alle ofioliti, rappresentate dal Sasso Nero e dal Sasso di San Zenobi, una cosa analoga succederà qua. Ancora altre visioni, proprio per renderci conto di come ci siamo mossi. Calcolate che più o meno le placche conosciute sono intorno a una ventina. Poi ogni tanto ne viene scoperta qualcuna di più piccola che viene chiamata microplacca, ma calcoliamo che è un movimento e è un'evoluzione continua. Ancora una cosa sempre più familiare, qui quasi abbiamo l'assetto di oggi, e poi cambiamo un po' e vediamo com'è fatta la nostra Terra. La Terra non è tonda e la Terra non è neanche un'ellisse. La sfera e l'ellisse sono delle superfici fittizie, convenzionali, usate dai geologi, dai geofisici, per poter fare dei calcoli, perché sono forme più semplici. Quindi è molto più facile calcolare un diametro di un'ellisse o di un cerchio che non di una struttura che sembra a prima vista un grosso tubero molto bitorzoluto. Però questo studio è stato in realtà molto importante. Perché? Perché con questa campagna, con questo satellite GOGE,
che cosa siamo andati a cercare? Siamo andati a cercare le variazioni di omogeneità nel campo gravitazionale terrestre, e questa è l'immagine che ne viene fuori. Quindi le zone rosse sono zone estremamente leggere, quindi catene montuose, mentre le zone scure rappresentano zone dove c'è un maggior carico. Più andiamo verso il verde e l'azzurro, più siamo in zone pesanti. Quindi sembra un paradosso, perché uno dice una montagna alta 8 km come l'Himalaya, oppure come anche le nostre Alpi, come è leggera? Ebbene sì, e questo viene spiegato con quella che i geologi chiamano isostasia, che è un insieme fra un equilibrio fra masse e anche il principio di Archimede, perché abbiamo detto che noi galleggiamo sulla stenosfera. Allora, dove io ho delle montagne e crosta continentale, che abbiamo visto è molto più spessa di quella oceanica, io in realtà ho un peso minore, se no sprofonderei. Altro che avere un monte alto 8 km, sarei proprio letteralmente affondata. Invece ho dei materiali per composizione delle rocce proprio che la compongono, che è un po' più leggera rispetto a quelle che compongono i fondi oceanici, proprio per i materiali che li compongono. Va anche detto che questo equilibrio non sarà mai un reale equilibrio, è un equilibrio, come si suol dire, metastabile, cambia in continuo. Perché? Perché le montagne, avevamo detto, che vengono erose. Quando una pioggia, un ghiacciaio scava, porta via del materiale, lo porta a valle, la mia massa, il mio peso cambierà. Se prima pesava tot, poi peserà tot meno qualcosa. E quindi ho un cambiamento continuo e un aggiustamento continuo. Quindi noi ci muoviamo, ma ci muoviamo proprio tanto. Questa è un'immagine che a me piace molto, perché ci fa vedere che non solo c'è il movimento delle placche, ma ci sono anche altri fattori che possono far cambiare l'affondamento o il galleggiamento dei nostri continenti. Qui vediamo il periodo dell'ultima glaciazione, il Wurm, quindi 110.000 anni fa, quindi siamo molto più vicini a noi. Qui vedete una bella calotta di ghiaccio, e noterete anche subito a occhio un'altra cosa. Guardate i profili delle coste. Potevamo farci una bella passeggiata da Torino fino ad Ancona, ma anche fino in Croazia, camminando su terraferma, perché con una glaciazione di queste portate l'acqua è gelata e naturalmente il livello del mare si è abbassato. Questo cosa vuol dire? Che quando i ghiacci, passata l'era glaciale, hanno cominciato a sciogliersi, il livello del mare si è rialzato, sono ricambiati di nuovo i profili, quindi abbiamo perso un po' di terra che è stata di nuovo sommersa e abbiamo quello che vediamo oggigiorno. Quindi vedete che ci sono tanti fattori, non solo il movimento delle placche a influire sulla terra su cui noi viviamo. Bene, continuiamo la nostra, diciamo, avventura con la geologia, andando a vedere le prove e gli effetti del movimento delle placche, perché potremmo aver parlato di tante cose che poi non sono vere, ma abbiamo avuto modo di riscontrare invece, attraverso varie prove, che Wegener nel 1929 aveva avuto una splendida intuizione. Allora, cominciamo dagli hotspot o punti caldi. In geologia viene definito hotspot un punto della superficie terrestre in cui c'è un'anomala fuoriuscita o risalita di mantello allo stato di lava. Naturalmente, essendo all'interno di una placca, di una zolla, non ha la sismicità e la turbolenza di un anello di vulcani piuttosto che una dorsale. Qui vediamo forse il più conosciuto e il più famoso, che è il Mauna Loa, che è il più grande vulcano emerso del mondo. Bene, questo vulcano è letteralmente posizionato sopra a un hotspot, lui e anche il Kilauea, che gli è di fianco. Un terzo vulcano è già visibile dalle vette del Kilauea, che sta formandosi nel mare davanti a questi due grossi coni vulcanici. Qui vediamo
una cosa molto interessante, perché noi partiamo dal presupposto che dobbiamo dimostrare che c'è il movimento delle placche. La linea che vedete è il percorso che è stato fatto dalle placche, perché l'hotspot è talmente lento da poter essere considerato un punto fermo. Voi vedete questa linea evidenziata in arancione che sembra tagliare una dorsale, ma non è una dorsale oceanica, sono tutti coni vulcanici ormai estinti, cioè non emettono più lava e in buona parte già demoliti sia dall'azione del mare che del vento. Gli unici attivi sono quelli delle Hawaii, perché sotto hanno questo punto caldo, questa risalita di mantello allo stato lavico. Vi faccio anche notare una cosa, guardate l'andamento della linea di vulcani. A un certo punto c'è un brusco cambiamento di direzione, quindi questa è la registrazione di un cambio nel movimento della nostra placca. In realtà vedete che ha un percorso che va verso nord, nord-ovest, e quindi abbiamo la placca che si sposta verso l'Asia. Lentamente e ma inesorabilmente lei continua a spostarsi. Naturalmente, come ho un po' detto prima, non è caratterizzata da terremoti violenti o da eruzioni particolarmente violente, non ha nulla a che vedere con la turbolenza, ad esempio, di una dorsale oceanica. Qui vediamo che gli hotspot hanno, o meglio ancora, le placche su cui diciamo si muovono, e gli hotspot lasciano tutta una catena fatta di questi vulcani. Qua ne vediamo uno che è veramente il più grosso in assoluto nel nostro pianeta, è il vulcano Tamu. È completamente sommerso ed è talmente grande che non riusciremo a contenerlo in un territorio che va dalla Val d'Aosta a Roma. Per quanto riguarda gli hotspot, se ne conoscono circa una cinquantina, ma i più famosi in assoluto sono lo Yellowstone, l'isola di Réunion, ovviamente le Hawaii e l'immancabile Islanda. Ok, questo che vedete in bianco e nero è proprio dal libro originale scritto da Wegener nel 1929, dove con estrema pazienza aveva ricostruito quello che lui aveva immaginato sia il movimento delle placche, che aveva fatto cambiare la forma, diciamo, la divisione dei continenti, e effettivamente ci aveva preso. Guardate il profilo delle coste del Brasile e dell'Argentina e l'Africa, quelle dell'Africa occidentale. Potete vedere che se immaginate di riavvicinarle, combaciano praticamente in maniera perfetta. Quindi questa è già una prova che questi continenti prima dovevano essere attaccati. Però uno potrebbe dire solo questo? No, andiamo avanti. Sono state fatte delle analisi e le catene del Brasile e dell'Argentina e quelle dell'Angola e del Sudafrica hanno le stesse caratteristiche geologiche, mineralogiche, ma soprattutto anche paleontologiche, e queste sono delle prove veramente importanti, perché in Australia abbiamo degli animali che si trovano solo lì, cioè come mai i marsupiali si trovano solo in Australia e non nel resto del mondo, da nessun'altra parte? Ipotesi: l'Australia si è staccata molto prima dagli altri continenti ed è rimasta isolata, è un continente che è un'isola, e quindi questi animali sono rimasti intrappolati nel loro continente. Ma il mesosauro, che vedete qua, un bellissimo rettile d'acqua dolce, è stato trovato sia nel Sud America, ma è stato trovato anche nel Sud Africa. Allora, era un rettile, come vedete, che indubbiamente aveva a che fare con l'ambiente acquatico. Guardate le zampe, la coda, la struttura, lo diciamo, fa intuire che è un rettile adattato all'ambiente acquatico, ma era un rettile di fiume, quindi non avrebbe mai potuto attraversare un oceano. E questa è un'altra controprova che i due continenti, Sud America e Africa,
molti milioni di anni fa erano attaccati. Andando avanti, le foreste fossili di licopodi. Sono foreste che sono datate del Devoniano, quindi sono veramente molto molto antiche. E sono, la caratteristica di queste piante è che sono piante di tipo tropicale. Peccato, sono state trovate alle Svalbard, che ora sono sopra il circolo polare artico, quindi hanno una stagione di neve, ghiaccio e freddo che va intorno ai 10 mesi all'anno. Sono stati trovati anche enormi depositi di carbon fossile di queste piante, sempre alle Svalbard. Anche qui, che cosa vorrà mai dire? Che c'è stato un movimento, le Svalbard in un altro periodo nel Devoniano si trovavano nella fascia equatoriale. Ovviamente questi movimenti hanno richiesto milioni di anni, si parla sempre di tempi geologici e la geologia ha tempi lunghi. Un'altra prova che le placche si muovono. Allora, il paleomagnetismo è una parte abbastanza importante della geologia perché ci consente di, attraverso il campo magnetico terrestre, di avere delle registrazioni che sono praticamente istantanee nel momento in cui rocce particolari molto ricche in ferro, ossidi di ferro, molto sottili, certo non dei blocchi grossi, quasi non dico una limatura, ma molto molto sottili, vengono letteralmente, fanno un'istantanea, la lava esce dalla dorsale, si raffredda, solidifica e in quel momento io ho una foto dell'orientamento dei poli magnetici del nostro pianeta. Questo ha suscitato, a parte la curiosità, perché si è notato che c'è un'inversione dei poli di cui non sappiamo ancora dare una spiegazione, ma la cosa veramente importante di questa bandeggiatura, di questa alternanza di orientamento diciamo normale, cioè uguale a quello che abbiamo oggi, e un orientamento inverso, ci ha consentito di capire che effettivamente le placche si muovono. Perché? Guardate queste tre immagini. Questo è all'inizio, la linea tratteggiata è la dorsale oceanica, qui c'è la fuoriuscita di lava, la lava solidifica molto velocemente e i minerali di ferro sono orientati con il nord di questo momento. Poi cosa succede? Man mano che passano il tempo, piuttosto velocemente parlando di dorsale, cosa succede? Esce altra lava, viene solidificata e quelle che vedete colorate si solidificano con il campo magnetico uguale al nostro. Quelle che vedete qua, non è che qua c'è un buco, c'è ancora della lava, ma ha la polarità invertita. Nell'ultima cosa vedete? Che la lava, diciamo, iniziale ormai è molto distante dalla dorsale. Quindi questa è una controprova che lì c'è un movimento e che pian piano, pian piano, pian piano i due lembi si allontanano. E quindi questa è veramente una bellissima prova che ha confermato la teoria di Wegener. Cosa succede ai nostri giorni? Perché la geologia, l'abbiamo visto, ha influenzato cose del passato, ma quello che è avvenuto nel passato, qui abbiamo quello che era il continente India, che ormai è andato a battere contro l'Eurasia facendo innalzare la splendida catena montuosa dell'Himalaya, bellissima, ma già a colpo d'occhio si vede che questo ha determinato ambienti molto diversi, sia per la vita animale e vegetale, ma anche per quella umana. Proprio a colpo d'occhio si vede che l'India è bella verde, o perlomeno in buona parte verde e rigogliosa, mentre subito dietro alla catena montuosa alta con vette di 8.000 metri abbiamo sì dei laghi glaciali, ma soprattutto abbiamo delle gran zone desertiche, perché comunque per i venti caldi e umidi che arrivano dall'oceano indiano, dalle pianure dell'India, quando cozzano contro questa enorme barriera, in tutto e per tutto paragonabile, a parte le dimensioni con le nostre Alpi, fanno proprio da barriera. Piove su questo versante e non arriva acqua su quello al di là dei monti. Quindi la geologia, come abbiamo detto all'inizio, continua a coinvolgere la vita dell'uomo.
A questo punto la nostra avventura per oggi è finita, grazie dell'attenzione e io vi consiglio di continuare a seguirci con il prossimo appuntamento di Geologia Viva che sarà intitolato Storie geologiche del territorio, dove scoprirete altre curiosità del nostro proprio territorio dietro casa.